Allora, oggi non mi vedrete perché sono proprio in condizioni pessime e, e quindi insomma vi farò il video del wrap up del mese di dicembre da dietro la videocamera. Questi comunque sono i tutti i libri che ho letto nel mese di dicembre. Sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 però devo dire che due libri sono dei manga, un libro è illustrato, un altro è comunque piccolino, quindi insomma. E adesso comunque eh, ne andiamo subito a parlare. I primi due libri, o meglio, i primi due manga che ho letto sono il volume 11 e il volume 12 di Sailor Moon, che sono tra l'altro gli ultimi due volumi finali di questa serie che è stata ripubblicata, se non ho capito male, dalla Star Comics Comics. Allora, io non avevo mai letto un manga in vita mia. L'anno scorso, cioè nel 2018, è stata insomma la mia prima volta. È stata la prima volta che mi sono approcciata a un manga. E infatti all'inizio non sapevo neanche che andavano letti al contrario. Mi sono piaciuti tantissimo, uh, perché uh, quando ero piccola io comunque uh, tante puntate magari di Sailor Moon non le avevo viste perché le avevo saltate, magari perché dovevo fare compiti o, insomma, perché non potevo guardare la televisione, e leggendo questo, questo manga ho colmato tutte le mie lacune e soprattutto ho scoperto tante cose che nel cartone animato uh, erano comunque diverse, a parte diciamo dai nomi. E tra l'altro oltre alla storia che mi è piaciuta tanto anche le copertine di questi, di questi volumetti insomma sono veramente bellissime e in libreria fanno un figurone. Altro libro che ho letto è stato A Christmas Carol in prosa, ossia una storia di spette sul Natale di Charles Dickens. Uh, questa è della Caravaggio Editore ed è stato tradotto da Enrico De Luca. Ha un prezzo di uh, 12 euro. Che sono 144 pagine. Allora, è inutile che io sia qui a raccontarvi la storia narrata in questo libricino perché tutti sicuramente conoscerete Canto di Natale di Charles Dickens, però eh, volevo ehm, fare una precisazione su questa edizione che è bellissima già dalla copertina. Ma ehm, il traduttore ha fatto veramente un lavoro fantastico perché si è basato, ha utilizzato insomma, il testo del 1868 e l'ha tradotto interamente senza fare tagli riportando uh, espressioni di kenziane, giochi di parole e contornando il tutto con uh, note uh, che insomma approfondiscono e spiegano meglio il tutto. Io nel 2017 avevo letto Canto di Natale in un'altra edizione che, se non ricordo male, uh, è Crescendo edizioni, ma non vorrei sbagliare. Comunque, quel libricino era veramente piccolissimo e leggendo questo, ho notato come in quell'edizione erano stati fatti tantissimi tagli e quindi sono stata veramente contenta di aver potuto leggere di nuovo Canto di Natale in questa edizione tradotta interamente, che vi consiglio sicuramente. Altro libro che ho letto è stato Il Circo della Notte di Arin Morgenstern della Rizzoli. Questo ha un prezzo.

Allora questo libro lo volevo leggere da tantissimo tempo, poi finalmente l'ho trovato in scambio e uh, l'ho potuto leggere e sono stata contentissima di averlo fatto perché è un fantasy veramente, veramente molto bello in cui si respira proprio magia e quindi è un fantasy che io consiglio di leggere a tutti gli amanti del genere. È um, un libro che si divide in cinque parti, che copre gli anni che vanno dal 1873 al 1903, se non ricordo male, e la storia è basata tutta su una sfida organizzata da Prospero l'incantatore e uh, Alexander. I due sfidanti sono Celia e Marco, ma uh, loro non sanno nulla, diciamo, l'uno dell'altro. Non sanno all'inizio chi è il loro sfidante e non sanno neanche quando questa sfida avrà fine. Uh, tutto si svolge uh, all'interno di un circo un circo bellissimo fatto di realtà e illusione dove appunto avrà luogo questa sfida ma sarà diciamo un luogo che influenzerà anche la vita di tantissime altre persone allora io ho adorato il libro soprattutto per le descrizioni bellissime dell'autrice perché lei è riuscita a creare un vero e proprio spettacolo, diciamo, per l'immaginazione del lettore. Uh, è proprio un respiro in cui, un libro in cui si respira uh, magia e quindi uh, io non posso far altro che consigliarvelo. L'unico personaggio che ho um, odiato, se si può dire così, è stato Prospero l'incantatore. E chi ha letto il libro capirà uh, il motivo ovviamente chi non l'ha letto lo capirà quando lo leggerà poi ho letto Streghe uh, che è una graphic novel che mi è stata inviata da Milena Edizioni i testi sono di Serena Mandrici se si dice così e le illustrazioni sono di uh, Michael Grieco questo ha un prezzo di... 14,90 allora è un uh, libro veramente bellissimo esteticamente molto curato anche al suo interno ha delle illustrazioni veramente bellissime e uh, è un libro scritto diciamo sotto forma di poesia uh, che ci va a presentare queste streghe moderne tutte colorate ci dice insomma che cosa fanno diciamo che dal punto di vista della storia io uh, mi aspettavo qualcosa in più cioè mi aspettavo di trovare una vera e propria storia uh, e quindi sono rimasta un po' delusa da quello però mh, diciamo che le illustrazioni sono bellissime quindi è un libro che io consiglio più che altro agli amanti dei libri illustrati poi ho letto quel che resta del peccato, eh, che è un thriller di Mattias Graziani che mi è stato inviato dalla Corte Editore. Ha un prezzo di 16,90 e sono 268 pagine. Allora, eh, questo thriller mi è piaciuto eh, innanzitutto per il suo protagonista, che eh, si chiama Kurt, ed è un personaggio. Uh, molto impulsivo, eh, senza peli sulla lingua. Mi è piaciuto però anche per il particolare caso in cui Kurt si andrà a ritrovare. Tutta la storia si svolge a Bolzano, che è una città a me completamente sconosciuta, e quindi sono stata contenta anche di aver conosciuto delle usanze e il pensiero di alcune persone del posto. Inizia il calar della notte, quando i fuochi del Sacro Cuore iniziano ad ardere sulle montagne che circondano Bolzano e sarà proprio in quei boschi che verranno ritrovati due cadaveri, quello di una donna e quello di un uomo completamente nudo, ricoperto di ferite, con il volto completamente distrutto e appese a due lati due teste mozzate di pastore tedesco. In quel periodo Kurt si trova in congedo a Bolzano e senza volerlo viene nominato investigatore per le indagini. Lui all'inizio è eh, abbastanza riluttante però poi ci si getta a capofitto, senza aspettarsi minimamente di esserne coinvolto in prima persona. Allora, oltre al personaggio di Kurt, mi è piaciuto tantissimo anche il personaggio di Vanessa, che sarà la partner di Kurt, eh, che è una donna molto forte e che riesce a tenere testa a, a Kurt. Ma ancora di più mi è piaciuto tantissimo oh, il personaggio di Franz, eh, detto anche il Criceto gigante, che viene appunto descritto come un, un uomo gigante molto forte, che però io ho trovato tenerissimo. E per quanto riguarda il caso, io fino alla fine non ci ho capito niente, cioè nel senso non ho capito chi era il colpevole e poi proprio alla fine c'è un colpo di scena finale che mi ha spiazzato. È comunque una storia molto, cioè che ha delle scene forti eh, tra torture e omicidi, quindi diciamo che io eh, lo consiglierei soltanto proprio agli amanti del genere. Poi ho letto La maga delle spezie di questa autrice qui leggete voi il nome perché io non lo so leggere. Uh, Questo è delle Io l'avevo preso al libraccio e l'ho pagato col 50% di sconto, 5,75 e Sono 286 pagine. Allora, io ho aspettato il periodo natalizio per leggerlo perché mi ispirava a leggerlo in quel periodo. E infatti, uh, tra zenzero, cardamomo, cannella, diciamo che l'atmosfera era perfetta. La protagonista è Tilo, che è appunto la maga delle spezie. E noi eh, percorriamo, diciamo, la sua vita fin da, da quando era piccola, che viveva in un villaggio indiano, a quando fu, tra virgolette, rapita dai pirati. A quando arriva in un'isola deserta fino ad arrivare alla fine in America dove lei ha questo negozio di spezie. E eh, tante persone eh, si rivolgono a lei per essere aiutate. Lei, grazie alla magia delle spezie, riuscirà diciamo, a sostenerle. Ehm, la lettura di questo libro è abbastanza lenta, e la magia, cioè, io mi aspettavo di trovarci molta più magia di quella che in realtà c'è. Uh, diciamo che uh, però uh, io volevo proseguire fino alla fine, cioè volevo, avevo la voglia di continuare, di arrivare alla fine più che altro per scoprire uh, quale sarebbe stata, <coughs> scusate, alla fine la scelta di Tilo, perché lei deve comunque sottostare a precise regole per avere questa magia delle spezie. Um, oltre alla storia di Tilo conosciamo anche tante altre storie che sono quelle delle persone che si rivolgono diciamo, a lei in questo negozio per essere aiutate. È un libro in cui ci sono, vengono affrontati molti temi, soprattutto quello del razzismo e uh, è un libro che dà molti insegnamenti, in particolare quello del sacrificio. Uh, quindi è un libro che a me diciamo è piaciuto, uh, a cui però io se non ricordo male ho dato tre stelline, più che altro per il fatto della lettura lenta. Non è un libro appassionante, diciamo che si divora, ma è un libro che uh, comunque mh, si riesce a finire, cioè si vuole finire soprattutto per capire appunto, come dicevo prima, quale sarà la scelta che farà la maga delle spezie. Poi ho letto Gatta Cicova, Mistero di Natale all'ombra delle terme di Maurizio Castellani. Allora questo libro mi è stato inviato direttamente dall'autore, ha un prezzo di 13 euro e sono 150 pagine. Allora, questo è il terzo libro delle indagini di Marco Vincenti. Io non molto tempo fa avevo letto il secondo libro delle indagini di Marco Vincenti che si intitola Vendemmia rosso sangue. Ve ne ho parlato in qualche wrap up e trovate anche la recensione sul blog e mi era piaciuto molto, quindi quando l'autore mi ha proposto questo terzo libro, io non ho esitato ad accettare. Questo è ambientato nel periodo natalizio, infatti la storia inizia il 14 dicembre. E uh, inizia uh, durante, diciamo, la storia vera e propria inizia proprio durante una cena che si svolge nell'albergo di Marco alla quale partecipano Marco i suoi due amici: il maresciallo Bevacqua, La Grazia e la Paola, che è la proprietaria di un bar di cui il maresciallo si è invaghito. Durante questa cena, Marco uh, accenderà il maresciallo della scomparsa della signora Maria, che è una signora anziana, molto conosciuta in paese la cui scomparsa gli era stata riferita dalla grazia che a sua volta lo aveva saputo quella mattina dal macellaio. Il giorno dopo il maresciallo si eh, recherà a casa della signora Maria per verificare la cosa, eh, però non essendoci stata nessuna denuncia lui non può fare molto e quindi Marco e i suoi due amici si metteranno in moto. All'inizio diciamo che il caso non sembra niente di che. Poi andando avanti nel racconto le cose diventano sempre più ingarbugliate, ma alla fine eh, grazie a Marco e ai suoi amici ovviamente il caso verrà risolto. Allora io eh, amo i personaggi, il personaggio di Marco ma anche quello dei suoi amici, eh, mi piace il... Marco innanzitutto è un personaggio molto vero. Mi piace il rapporto tra lui e i suoi amici, mi piace tantissimo lo stile ironico di questo autore di cui vi ho parlato diverse volte ormai. Uh, qui uh, è più presente anche il personaggio della Grazia, mi piace anche il rapporto che si sta instaurando tra Marco e la Grazia, anche se in questo libro uh, Marco a un certo punto farà una cosa che non mi è andata molto a genio. Uh, poi sono sempre, prese sempre presente il buon cibo, ci all'interno di questo libro, a differenza de degli altri, ci sono anche delle, proprio delle ricette. E uh, è una lettura molto piacevole, uh, mi è piaciuta leggerla proprio nel periodo natalizio visto che è ambientata proprio in quel periodo. E è un libro che si divora: è un giallo, ovviamente, se non ve lo avevo ancora detto, ma penso che si era capito. Uh, e questi libricini, comunque, si possono leggere anche senza aver letto i precedenti, però io vi consiglio di leggere anche i precedenti perché sono tutti molto molto carini. Poi ho letto Miracolo in una notte d'inverno di Marco Leino. Uh, questa è della Feltrinelli, non posso dirvi il prezzo perché è coperto e sono 268 pagine. Allora, io questo libro l'avevo acquistato proprio perché volevo leggerlo nel periodo natalizio e così ho fatto. Uh, è una storia molto dolce, uh, molto carina, uh, in cui appunto viene raccontata la leggenda di Babbo Natale. Uh, il libro è diviso in 24 capitoli, o meglio, in 24 finestre, perché l'intento dell'autore era quello di uh, farne una sorta di calendario dell'avvento. Quindi, uh, la cosa perfetta sarebbe leggere un capitolo al giorno dal 1 dicembre al 24 dicembre, cosa che io non ho fatto, ovviamente. Prima perché questa cosa l'ho scoperta dopo quando ho iniziato a leggere il libro, e secondo perché comunque non l'avrei mai fatto, perché una volta che inizio a leggere un libro io lo voglio finire, non riuscirei mai a leggere un libro e contemporaneamente un altro. Comunque, la storia inizia a fine estate quando due ragazzini trovano una scatoletta di legno intarsiata eh, con un lucchetto che non riescono ad aprire. Quindi la portano al nonno e quando il nonno riuscirà ad aprirla, da questa scatoletta uscirà un orologio, un orologio da taschino d'argento e un bigliettino di carta sul quale era scritto:. Ehm, qualcosa tipo tanti auguri di buon Natale, ehm, cara sorellina Ada, eh, tuo fratello Nicolas, insomma adesso non ricordo proprio il messaggio del biglietto, comunque qualcosa del genere. Eh, il nonno resterà abbastanza spiazzato eh, da questo biglietto perché lui non credeva che potesse essere vera la storia che ehm, aveva ascoltato tantissime volte quando era bambino. I nipoti inizieranno insomma, a pressarlo e il nonno racconterà questa storia anche ai, loro, ai suoi nipoti. E qui inizia la vera, la vera storia, insomma, uh, che è ambientata a Corvaioki, che è un paesino del nord abitato da otto famiglie. Soltanto un bambino di nome Nicholas, con la sua sorellina Ada e i suoi genitori, vivevano invece in un'isoletta e uh, in questo libro viene proprio raccontata la storia di questo bambino di nome Nicholas che uh, sarà il famoso Babbo Natale ovviamente non vi racconto altro perché è una storia che va scoperta e è una storia che ho trovato molto carina e anche commovente soprattutto in un punto del racconto uh, tantissime persone so che hanno amato questo libro a me è piaciuto, però non, non posso dire che l'ho trovato favoloso. Carino sì, però carino punto. Poi il penultimo libro che ho letto è stato il diario di Babbo Natale in questa fantastica edizione della De Agostini, curatissima, con le pagine dorate. All'inizio c'è uh, la pergamena, ma ve l'ho già fatta vedere in altri video e all'interno è un libricino pieno di illustrazioni ed è uh, appunto la stessa edizione di cui ho già uh, i diari del diavolo e il diario del vampiro. Sono tutti dei libricini ironici, molto carini, uh, qui viene raccontata appunto la storia diciamo, di Babbo Natale, uh, durante tutto, cioè quello che lui fa durante tutto l'anno. Oltre a Babbo Natale si parla anche di altri personaggi, come ad esempio uh, si parla di Mamma Natale, che uh, vuole cioè costringe praticamente Babbo Natale a mettersi a dieta perché vuole farlo dimagrire a tutti i costi. Uh, è un libricino come vi dicevo, molto ironico. La storia è carina. Uh, io ho iniziato a leggerlo il 24 dicembre, però poi l'ho divorato, diciamo, l'ho letto abbastanza velocemente. Mentre la cosa migliore da fare sarebbe leggerlo un po' per volta dal 24, dicembre, dal, da Natale appunto in poi, perché appunto viene affrontato tutto l'anno. Io non l'avrei mai fatto, ovviamente, perché, come vi dicevo, nel, nel, parlando del libro precedente. Non riuscirei mai a leggere più libri contemporaneamente, è una cosa che non mi piace fare e quindi l'ho letto tutto d'un fiato ma sono stata molto contenta insomma di averlo fatto. Arrivata all'ultimo libro mi sono accorta che non c'era la luce accesa e quindi ho girato quasi tutto il video con la luce spenta, comunque spero che eh, si sia visto lo stesso. Comunque, l'ultimo libro che ho letto è stato Il cane che arrivò a Natale, ehm, che mi è stato di Supetic, che mi è stato inviato dalla Corte Editore pochi giorni prima di Natale. Questo ha un prezzo di 17,90 euro e sono 301 pagine. Allora, per forza di cose io l'ho letto dopo Natale, ma eh, l'ho finito appunto eh, a dicembre. Uh, è un uh, libro che è ambientato nel periodo natalizio, che però si può leggere ovviamente durante tutto l'anno, anche perché vengono affrontati dei temi sempre presenti. Il primo personaggio che conosciamo è quello di Kieran che è un bambino um, che ha la mania di contare i passi e lo conosciamo mentre sta scappando da Cody che è un bullo che lo, um, che lo insegue e um, Kieran va a nascondersi nel bosco che è un posto dal quale gli avevano sempre detto tutti di stare lontano Sarà proprio in questo bosco, però, che incontrerà per caso un cane e questo cane lo aiuterà, diciamo, in tutti i sensi. La storia di Kieran e del cane, comunque, ruoterà tutta intorno alla famiglia di Kieran, che è composta dal fratello, dalla sorella, dalla mamma che si è separata dal marito e dal nonno che li ha accolti nella sua casa. Il nonno eh, cerca di combinare sempre appuntamenti al buio alla figlia René, eh, però dopo l'ultimo appuntamento al buio finito male, René decide di smetterla con questi appuntamenti combinati, e invece, per caso, mentre è a scuola di Kieran, in attesa di essere convocata, incontrerà un uomo che inaspettatamente poi entrerà nella loro vita. Allora, diciamo che questo è un libro basato molto sulle disabilità emotive, sui disturbi dell'apprendimento, in questo caso di Kieran. Uh, è una lettura molto scorrevole, cioè io l'ho finito veramente uh, molto, molto velocemente. E, oltre ad essere, avere una trama molto carina, io ho trovato anche degli argomenti molto interessanti che l'autrice ha voluto mettere in evidenza. E questo diciamo è l'ultimo libro che io ho letto nel, um, a dicembre. Fatemi sapere uh, quali sono stati i vostri libri di dicembre. Avete visto che io ho cercato più che altro di leggere tutti i libri a tema natalizio tranne qualcuno. Uh, e quest'anno ci sono riuscita perché è una cosa che non, uh, non facevo mai di solito, mentre quest'anno volevo fare questa cosa. Ho cercato di fare questa cosa come avevo fatto ad ottobre, insomma. Comunque niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!